Ehi, hey, buongiorno! In attesa della top 10 di sempre, in risposta a quella di Lemmy, retro gameplay di Secret of Evermore. Sì, lo so, il gameplay di questo gioco l'aveva fatto tempo fa anche Torai, ma purtroppo non vedo più il suo video, quindi ho deciso di farlo io anche perché sono molto legato a questo gioco. Me lo regalarono, se non sbaglio, un Natale, anche se non ricordo precisamente in quale anno. E io sinceramente pensavo mi regalassero un altro gioco, cioè Terranigma, che ricordo lo vidi dietro o la scatola dello SNES o nelle pubblicità quelle dentro, che ci stanno dentro i videogiochi. Una volta era l'unico modo che avevo per scoprire qualche bel gioco. E vidi qualche immagine, mi parve molto simile a Secret of Mana, che in quel periodo lo stava giocando mio cugino e io finché lui giocava andavo sempre a vederlo e probabilmente è da lì che poi è nata la mia passione per i videogiochi. E invece mi sono ritrovato questo Secret of Evermore e forse è stato anche meglio perché anni dopo ho giocato Terranigma su emulatore e devo dire che non mi è piaciuto moltissimo. Dal titolo si può anche intuire che è un action RPG, visto che ha comunque un nome simile a Secret of Mana, anche se ufficialmente non fa parte della serie of Mana. E le differenze infatti sono molte. Prima di tutto qui il protagonista è uno solo ed è accompagnato da questo cane che tra l'altro cambia forma in base al posto in cui ci troviamo. In tutte le trasformazioni mi pare sono 4, diventa parte da lupo, poi diventa un levriero, un barboncino e nella regione finale anche un cane robot. Ma purtroppo per qualche strana ragione non è possibile giocare in due e questa cosa mi deluse parecchio. Ma adesso è invece possibile, si può trovare la ROM patchata che supporta il secondo giocatore. E basta scrivere Secret of Evermore 2 Player ROM su Google e la si trova subito. Poi molto bello che le quattro diverse regioni hanno delle monete diverse e quindi prima di fare un acquisto occorre trovare un tizio, insomma, che ti fa il cambio. Di solito nelle città si trova sempre comunque. Parliamo un po' delle armi adesso. Ne sto cambiando un po', giusto per farvene vedere il più possibile. E devo dire che sono abbastanza, ma sono molto simili tra di loro. Ci sono 4 tipi di lance, 4 tipi di spade, 4 tipi di asce e 4 tipi di bazooka. Che hanno le munizioni limitate, mi pare forse. Boh, non mi ricordo, mi dispiace. È passato troppo tempo. Invece per quanto riguarda le magie, non ci saranno i soliti punti magia, no, troppo scontato. Le magie necessitano degli ingredienti particolari per essere lanciate, che possono essere comprati dagli alchimisti, oppure è possibile trovarli in giro negli scrigni, oppure anche in giro per la mappa. Inizio video mi pare che ne ho presi un paio. Praticamente tenendo premuto L o R, il cagnazzo si metterà ad annusare in giro se ci sarà qualcosa di vicino, ci andrà incontro, anche se delle volte fa delle finte, ma vabbè. Intanto non so se vedete, questo posto è abbastanza un casino. Ammetto che ho dovuto chiedere aiuto al mio amico GameFAQs perché non mi ricordavo più dove andare e non avevo pazienza di cercare, cioè. È un gioco parecchio difficile e complicato, devo dire che ci sono parecchie cose che ancora oggi non so come prendere. Ci sono degli oggetti e delle magie che se non le trovi subito sono perse per sempre. E anche parecchio spaventoso, sarà per colpa, non so, della colonna sonora, ma avevo una paura boia, soprattutto del primo boss. Ogni volta perdo sempre millanta ora ad allenarmi per non rischiare di morire, perché anche l'animazione quando muori mi terrorizzava, voi non avete idea. Vabbè. Come ultima cosa da dirvi, che potrebbe essere considerato un difetto, ma che invece mi ha aiutato parecchio, purtroppo il gioco è tutto in inglese e quindi mi ha costretto a impararlo, infatti. Ricordo che lo giocai con il dizionario sotto mano e poi mi è servito molto, soprattutto per la scuola. Io infatti non ho mai avuto problemi in inglese,
L'unica materia che ho sempre avuto il 7 fisso senza manco studiare. Veramente, è stato anche merito di questo gioco. Ora sto andando in uno scontro contro un boss, anzi spero e penso un mini boss perché è una pippa assurda. Ecco, forse un altro difetto è che i boss sono bilanciati male, ce ne sono un paio che ricordo ancora adesso e li sogno di notte ogni tanto, mentre altri non meritano neanche di esistere. Ecco qua il Minotauro. Guardate com'è cacciato, vuole proprio farmi male, ma io non lo lascio avvicinare, continuo a sparargli magie che ovviamente non l'ho detto, ma più si usano, più forti diventano. Ecco, adesso qua mi incula, non me l'aspettavo, ma per fortuna non mi fa male e esplode. Thor l'ha chiamato, il nome del protagonista si può decidere, non ha un nome fisso, possiamo deciderlo noi. Molto bene, direi che il retro gameplay di oggi può anche concludersi qui. E quindi niente, allora dai, ci vediamo sabato prossimo. Questo mercoledì non caricherò niente, anche perché non è uscito niente da recensire. E vi ringrazio per i commenti e i pollici in su che mi lasciate ogni settimana, veramente vi amo. E quindi appunto ci vediamo sabato con la top 10. Bye bye.